La Camera Chiara, nota sulla fotografia, è un saggio di Roland Barthes pubblicato nel 1980. È un libro che consiglio non solo ai fotografi professionisti o agli appassionati di fotografia, ma anche a un semplice cittadino del XXI secolo, che ormai è un mondo di immagini, denso di immagini e che comunica grazie alle immagini. E questo libro, in qualche modo ci offre un punto di vista, uno spunto filosofico e sociologico differente per guardare quello che abbiamo attorno. Barthes in questo saggio analizza la fotografia dal punto di vista sì tecnico, ma soprattutto emotivo. Il centro della sua ricerca è il rapporto tra realtà e fotografia. E lui parte da un fatto autobiografico, la morte di sua madre, molto recente quando scrive il libro, per dire che la foto ha un potere sensazionale, ossia quello di riportare all'attuale dei fantasmi del passato. Quindi una sorta di ritorno del fantasma, della figura e della persona che non c'è più, o comunque di un istante passato. È un libro che, anche se è scritto nel 1980, può offrire numerosi spunti, anche oggi che siamo nell'epoca del digitale, e l'ho trovato particolarmente interessante appunto anche dal punto di vista cinematografico. Parla Barthes di un aspetto particolare della fotografia che è il punctum, ossia qualcosa, un particolare che colpisce lo spettatore in maniera profonda e che gli fa ricordare quella fotografia, quell'immagine, anche se non la sta guardando. Anzi, Barthes dice proprio che è meglio guardare una fotografia con gli occhi chiusi.